Buonasera a tutti e bentornati su Biella Web TV. Questa sera siamo in un luogo speciale, particolare e molto accogliente. Siamo nello studio, atelier di un artista di fama internazionale, Lucia Ferrara. Buonasera Lucia. Buonasera. Ci diamo del tu? Perfetto. Così sbrossiamo subito la cosa, sì, e siamo a nostro agio. Anch'io sono un po' emozionato perché non mi capita di intervistare artisti del suo calibro, del Grazie. Tuo calibro, perché poi scoprirete chi è e in futuro cosa farà. Lucia Ferrara, lo facciamo dire a te, chi sei? Ma dire chi è Lucia Ferrara è un po' un percorso complicato. Nasce tanto tempo fa, come nasciamo un po' tutti, ma un sogno nel cassetto che oggi diviene veramente una grande realtà. Per questo è importante credere nei sogni, perché sono reali. E nasce con un sogno, prima quello di diventare un artista. Alla domanda che cosa vuoi fare da grande avevo già la risposta. Sì, una parola, un termine un po' complesso per una realtà che a volte ti sta un po' stretta. Quindi sono sempre stata un po' incompresa, per quanto magari anche la mia famiglia capisse che avevo delle doti, delle particolarità. Però non è facile vivere una realtà a volte anche un po' provinciale, dove il termine artista è visto sempre con un occhio un po'... Sta un po' stretto. Sì, volte. Sta un po' stretto. Ti guardano un po' in modo particolare. Sì, esatto. Ah, ma vuole fare l'artista. Esatto, esatto. Ma cosa vuole fare? Quindi però... il sogno sembra doppiamente inarrivabile, irraggiungibile. Io invece ci credevo profondamente, anche se per parte della mia vita poi evidentemente sono stata condizionata da altre situazioni, quindi avevo un po' archiviato questa mia peculiarità innata. Quindi la riprendi dopo anni? La riprendo dopo anni, pur mantenendo una certa costanza nel partecipare a mostre nazionali, perché avevo già trovato la prima esposizione, poi a 18 anni ho già subito il contesto nazionale, quindi avevo già incontrato delle persone che avevano capito che qualcosa da dire lo avevo. Intanto vediamo, scusa se ti interrompo, sì, ma è una chiacchierata, no? Noi vediamo le tue opere, sono veramente belle. La prima volta che sono entrato in casa ho avuto l'impressione di un artista, di tutto quello che c'è in te, dentro ti i ringrazio. Tuoi quadri. E forse questo è un gran pregio per esprimere se stessi, perché... Sì. Io so che tu sei un personaggio molto eclettico e hai molte sfaccettature della tua personalità. È vero, è vero. Ci vuoi spiegare queste tue molte personalità? Guarda, io non direi molte personalità. In realtà sono una. Però come tutti, credo ogni persona ha evidentemente dentro di sé più aspetti. A volte decidiamo nella nostra vita di sposarne solo uno e mortifichiamo gli altri. Io invece ho voluto, nella mia essenza vera e grande di artista, perché è un privilegio per me, è un dono alla fine prendere possesso di ciò che sono realmente, ho voluto finalmente dare spazio a tutte le mie capacità, che potevano essere la dote della scrittura, l'amore per la filosofia, che è una cosa innata che uno ha. Non la va a cercare, ce l'hai tra le mani e dentro di te. A un certo punto questo bisogno di essere queste cose urla più forte di te, e quindi è necessario, o muori o vivi. Tu, esprimendoti, forse hai trovato il tuo io, hai trovato la tua strada. Noi sappiamo che tu sei una visual artist. Cosa vuol dire visual artist? Guarda, visual artist potrebbe essere tantissime cose, proprio perché sposa un nome, una terminologia già di calibro, diciamo, internazionale, non soltanto
un termine esclusivamente italico, no? Quale artista che comunque accompagna nella storia dell'arte tutti i nostri, diciamo, più grandi, ai quali io mi ispiro, perché poi ultimamente sono stata anche a Firenze, vado spesso a vedere mostre importanti, ma sono tornata agli Uffizi, naturalmente, che per noi sono la base di un tesoro artistico incredibile. Incredibile, certo. Quindi alla domanda che non mi hai fatto, ma che faccio da sola, è a chi ti ispiri? È assolutamente ai grandi. Ma io te la volevo fare dopo. Quindi? Un pezzo alla volta. Perché sei talmente interessante, grazie, talmente piena di cose da raccontare, che volevo gustarti un po' alla volta, se posso dire questo termine, senza essere negativo o irrispettoso verso di te. No, mi fa anche piacere, no? Si gusta qualcosa di buono. Perfetto. Allora, a chi ti ispiri? Guarda, mi ispiro ai grandi. Da piccola, tornando al mio sogno, e ti dicevo, volevo fare l'artista, lo sapevo fin da piccola, io sfogliavo e mi perdevo tra le pagine di Michelangelo piuttosto che Botticelli, perché poi se tu guardi bene le mie opere, in qualche cosa Botticelli c'è. Quindi in quadri importanti che sono stati anche a Roma, La Primavera è uno delle mie ispirazioni, nelle linee, nelle forme, soprattutto nell'ambizione. Intanto siamo super fotografati dalla stampa mentre noi intervistiamo Lucio Ferrara, che vanteremo la prima intervista a questa artista internazionale. È vero, perché vero, noi ci crediamo, noi sappiamo che tu farai strada, almeno io te lo auguro. Anche adesso io. A parte gli scherzi, io mi sono appuntato qualcosa della tua vita, anzi della tua prossima vita, perché... Sì, esatto, hai detto una cosa vera della mia prossima vita, perché io credo di essere morta a 35 anni e rinata con le ali. Che ho, ma lo esprimi, questo benessere, questo voler volare? Esatto. Lo esprimi veramente in quello che dici, perché quando mi spieghi le tue opere, la tua vita, i tuoi occhi brillano, quindi è segno che viene da dentro questa, esatto, questa arte. Sì. E quindi io so che tu sarai con un evento importante, un libro che si chiama Tieni a me, sì, a Roma. Sei stata alla presentazione il 13 dicembre di questo libro, che subirà un percorso molto molto grande, molto internazionale, perché sì. Ci vuoi spiegare ai telespettatori cos'è il progetto Tieni a me? Allora, Tieni a me, come già tu hai detto benissimo, è un progetto di calibro internazionale, perché nasce da una casualità di incontri, prima di tutto. Dal mio incontro con Stefania Rossella Grassi, che è la sceneggiatrice di questo futuro film, perché oggi nasce come romanzo. Sono stata evidentemente con lei alla presentazione del libro, che proprio il 19, quindi a Novara. Il 19 gennaio a Novara, all'Albergo Italia, ricordiamo, esatto, sarà presentato. Ci sarà uno dei tanti eventi pubblicitari, certo, poi naturalmente dell'uscita di questo libro, di questa sceneggiatrice importante. Perché sono importante io, legata a lei? Perché lei mi ha voluto fortemente per disegnare la copertina del suo libro. Saranno una serie di romanzi suoi. Tieni a me diventerà un film a brevissimo. Con gente di piccolo calibro, quali leggo qua George Clooney. Sì, la sceneggiatura evidentemente è in mano a personaggi internazionali, come abbiamo detto prima, e quindi probabilmente, senza probabilmente, io sono sempre un po' anche, permettimi, certo, venendo dalla provincia, sempre molto con i piedi per terra, però se non tocco non ci credo, se esatto, non vedo non ci, quindi certo, realizzerò lo storyboard, quindi tutte le rappresentazioni, diciamo, figurative, certo, del libro, e quindi una grossa cosa, veramente una grossa cosa che mi si apre dinanzi, anche perché io con Stefania Rossella Grassi sarò ovunque, a partire dalla prima presentazione che c'è stata il 13 dicembre a Roma, a Palazzo Rispoli, quindi comunque in una sede di tutto rispetto, esatto, quindi, con l'intervento di critici come Arnaldo Colasanti, quindi comunque personaggi importanti.
E io vedo qui che sarai anche a Forte dei Marmi. Sarò a Forte dei Marmi. Giugno, al mare, arrivata a te. Ci lasci qui al freddo. Lavorerò. In mezzo alle zanzare, Mi lascio veramente volentieri, direi. Perché avrai un'esposizione a Forte dei Marmi. Sì, avrò un'esposizione a Forte dei Marmi. Alle Gallerie Casamonti. La Galleria Casamonti, quindi con una data ancora da precisare, quindi non posso dirla ora. Sarò prima che arrivi l'estate in primavera, ad aprile, quindi tra poco, certo. In un'esposizione lo stesso importante invece a Milano, in via Durini, ecco, che anche una, questa la volevo dire, sì, certo. Nello studio del mio manager, oggi, dal punto di vista appunto mi sposa, per così dire, in maniera virtuale rispetto alle mie opere, quindi un personaggio che sta credendo in me, crede in me, una persona che stimo moltissimo ed è un grande, diciamo, anche egli un personaggio che sa ciò che fa, anche perché ha sempre lavorato e disegnato per Cartier, quindi una persona dai modi direi particolari. Particolari. Mm. Sì. Lucia Ferrara, dopo tutto questo sogno che si avvera, cosa ti aspetti? Mi aspetto tutto. Tutto ciò che non ho avuto prima, ora lo tramuterò in realtà. Perché c'è un altro grosso progetto che si chiama, come hai accennato prima tu, rispetto al termine che abbiamo scelto per definirmi, si chiama Visual Artist Progress. Anche questo è un progetto realizzato da me ed è l'idea di un progetto, libro, catalogo, / monografia dell'artista. Probabilmente troverà anche degli sponsor relativamente alla vostra zona, quindi me lo auguro, ma in ogni caso sarà realizzato noi comunque. Noi siamo sicuri che ti daranno una mano e ti daranno lo spunto giusto, perché una persona come te merita. Grazie, grazie. Sono sicuro che ti appoggeranno in questo. Lo spero, quindi spero che la prossima volta vi racconterò altre cose nella concretezza e magari presenteremo ufficialmente anche il libro. Beh, noi il 19 ti seguiremo a Novara, lo, certo, diciamo già ai telespettatori, certo. Saremo presenti alla presentazione. Guarda, il lapsus freudiano dei ci vuoi venire, insomma. Ecco, tu sai già che io ci tengo. Lucia Ferrara, Lucia, noi siamo, almeno io sono veramente emozionato e sono veramente felice che tu ci hai ospitato nel tuo studio, atelier. Intanto abbiamo visto questi bellissimi quadri, abbiamo conosciuto da vicino un artista che speriamo. Speriamo, sai, sì. Come dicono nel... Sì, c'è sempre lo speriamo, però... Ah, ma l'avevo intervistata io! Oggi io dirò che speriamo non esiste, perché è. È, brava. È e sarà, e fortemente, allora, perché... Con questa perla di saggezza, con questa bellissima frase, io saluterei i nostri telespettatori. È stato un piacere. E diamo un appuntamento, un arrivederci con Lucia Ferrara, perché noi la seguiremo negli eventi. E forse magari ti seguiremo anche quando questo film con George Clooney sarebbe favoloso anche per noi. Vedremo, sarà. Io ti ringrazio tantissimo, è stato, grazie, un onore per noi e un, grazie, piacere. Grazie a voi e in bocca al lupo. Spero di esservi vicina sempre. Va bene. Da Biella Web TV, da Cristiano Pozzo e da Lucia Ferrara è tutto. Un arrivederci. Buonasera.